Allora, abbiamo evacuato 10 persone, di cui 2 con le barelle. Sì. E il resto tutto ok. Va bene. Una simulazione di evacuazione si è svolta a Senise, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prima all'ISIS Leonardo Sinisgalli e poi all'Istituto Isabella Morra. L'attività, coordinata dai volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano in stretta collaborazione con la scuola, rientra nell'ambito dell'educazione alla sicurezza e insegna ai ragazzi e al personale scolastico il giusto comportamento qualora si verificasse un'emergenza, in questo caso un evento sismico. Il tutto in attesa di sperimentare un piano di emergenza più ampio che coinvolga non solo il perimetro dell'istituto scolastico ma interi quartieri. Ma oggi è stata l'occasione per mettere in pratica cosa si fa in caso di emergenza. Nella fattispecie abbiamo provveduto ad evacuare, abbiamo partecipato all'evacuazione scolastica simulando un terremoto. Subito dopo, diciamo, gli allarmi che la scuola ha previsto di mettere con i loro sistemi, quelli che hanno messo loro, i ragazzi cominciano ad uscire, quindi noi partecipiamo a questa evacuazione insieme a loro. Ci sarà da settembre, diciamo, una collaborazione con i tecnici comunali che ci verranno ad illustrare il loro piano di emergenza comunale che è stato redatto e cercheremo di metterlo in pratica, diciamo, quindi non solo l'evacuazione della scuola ma, diciamo, in generale anche simulare un'emergenza che interessa l'intero quartiere e la cittadinanza. Quindi, diciamo, ci sarà questa collaborazione con il comune di Senise che utilizzeranno tutte le strutture attualmente presenti sul territorio che riguardano l'emergenza. L'attività di oggi si inserisce in una programmazione plurima che punta alla formazione e soprattutto alla cultura della sicurezza e della prevenzione. L'istituto diciamo, chiude oggi con questa prova di evacuazione un programma che è consistito in varie fasi, innanzitutto di formazione di tutto il personale e poi di formazione gestita in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Potenza, formazione per i ragazzi, nonché diciamo, attività realizzate in concomitanza con l'alternanza scuola-lavoro che permettono, diciamo, alla comunità scolastica, quindi del Sinisgalli di Senise, di vivere, ecco, la sicurezza non come fatto estemporaneo e ho fatto occasionale, ma come diciamo, momento formativo in itinere che possa veramente, ecco, poi permettere, ecco, la realizzazione di una cultura, ecco, della sicurezza e della prevenzione, possa quindi accompagnare i ragazzi nel loro percorso formativo e nel loro progetto di vita e possa dare loro gli strumenti, ecco, che speriamo non possano, ecco, mai servire, ma è importante dare loro questa opportunità.